È giusto. Però, è lì che... È dritta Giancarlo? Sì, sì. Scusa, le morire. Con la livella. Se funziona con la livella... Comunque, c'è un po'... Pare? Un bel lavoro. Ok. Sono soddisfatto. Domani sera ti Bello, ma tu sei bravo. Sta aspetta a tutti? Pure sulla tomba ci ha messo immortale. Immortale. Guarda quanti giovedì no, prossimo? Hai ancora male. Giovedì prossimo? Quindi in pratica alla fine... Ci mandava. Ciao! Devo aspettare. Il prossimo, insomma. Il presidente attuale è Valerino. Lui fa male di decisione. Che regge tutto il peso poi ci siete anche voi poi c'è mamma mia lei bella questa è una foto sì. Invece di guardare le stelle guardava il banchetto della scuola l'hai preso? Il banchetto della scuola oddio no questo mi vuoi portare la rete Rosone il rotto ce l'ho ancora ma non funziona più guarda che non so dove festeggiate guarda che bellina hai visto la moglie? Allora domani andiamo a vedere se vede pure il telescopio adesso questa la mandiamo subito su Facebook c'è un il presidente attuale è Valerino. Sì. Grazie. La proposta è nata da Andrea Boldrini, però tutti noi dell'associazione l'abbiamo fatta nostra e infatti nell'ultima assemblea dei soci tenuta a aprile questa mozione è stata votata all'unanimità da tutti. Prima di questo nome l'osservatorio si chiamava Pier Simone Migliorati che era un astrofilo, un astronomo di Jesi. Vai Giancarlo! Evviva! Evviva Giancarlo!
Giancarlo! Evviva Giancarlo, te la senti di dirci qualcosa? Principalmente, soprattutto Andrea Boldrini, perché l'idea è stata sua. E ora, ecco, da vivo mi trovo a guardare il mio nome appeso all'osservatorio di Gesù. Qualcuno mi ha telefonato preoccupato e gli ho risposto io, ah, meno male, perché normalmente si intitola qualcuno che già ha passato l'altra vita. Il cielo di allora non ha niente a che vedere col cielo di oggi. Non c'era né l'inquinamento atmosferico e né l'inquinamento luminoso. Quindi non c'erano buchi di cielo senza stelle. Io vedevo il cielo tappezzato pienamente di stelle. So, dopo tanti anni sono andato a Stade Casagliesi e mi sognavo il cielo che vedevo da ragazzo in campagna. Devo ringraziare mia moglie, che oggi non è qui perché non sta bene, però niente di grave, è una bronchite. E lui dice, ma tu vai a osservare il cielo da solo, cerca se anche a Iesi c'è qualche appassionato di astronomia. E mi ha messo la pulce nell'orecchio. Ho lasciato il mio indirizzo con il numero telefonico alla libreria Incontri. E dopo una settimana è incontrato Curzi. Ecco, è arrivata la prima telefonata dal professor Giuseppe Curzi, che è qui presente. E l'ho invitato a casa, ha visto il mio telescopio, c'avevo già un Celestro 8 che l'avevo comprato nel giugno dell'80. E siccome Curzi è un vulcano di idee, facciamo qui, facciamo là, facciamo su, e abbiamo fatto l'associazione di sinastrofili. Voglio dire, io ho dato il là, però lui c'ha molti meriti rispetto a me. E poi, questo nell'81, abbiamo costituito l'associazione di sinastrofili con statuto notarile e tutto quanto. Eravamo 8 soci, i primi soci. Coinvolgere, anzi è come se fosse un virus. Un virus che ti trasmette un contagio. Io quella volta, quando sono andato da lui a osservare quegli oggetti che non avevo mai visto con un telescopio, anche se già all'epoca stavo studiando insieme a un collega che era un fisico, che si era posto il problema se era possibile utilizzare uno specchio di quelli che sono per le strade per vedere se viene una macchina o un pedone di mezzo metro, se era possibile utilizzare quello specchio per fare osservazioni. Dopodiché io, siccome mi ero documentato un po' sull'astronomia, avevo comprato l'Andrianelli, che è uno dei libri che oggi non si trova più. No, vai. Andrea, guarda, togli quella cosa da lì, per favore, ti prego. Signori? Toglila. Am?